Ciao ragazzi, siamo tornati con i video sui domandoni, diciamo classici, che mi fate praticamente 4-5 volte al giorno. A sto giro guardiamo un emot che praticamente non si vede da un sacco di anni ed è fatti una risata. E like prima di cominciare, però il codice creatore sempre attivo, se lo usate mi raccomando taggatemi sui social che trovate in descrizione, per supportarmi e soprattutto per partecipare ai contest, provare a vincere durante le lotterie. Allora, raga, cosa c'è da dire su questo balletto ultra tossico? Due robe. Uno che non si vede da 700 giorni, quindi da 19 maggio 2020, praticamente quasi 2 anni. Tra 19 giorni fa 2 anni, chissà se magari hanno deciso di farlo tornare oppure no. Io mi sono fatto un'idea. Intanto costava 500 V-Bucks, per chi me lo chiedeva. Mi sono fatto questa idea qua, con le nuove impostazioni, questa impostazione qua, vediamo se me la ricordo dov'è, vedi emote provocatorie, selezionando mai, praticamente l'emote quando ce la fanno non si vede. Cioè, fatti una risata, sono perdente che sarebbe il loser, colpo di frusta che dovrebbe essere quella di come si chiama, di Catwoman, e Banani Milionario che è quello che lancia. Dovrebbe lanciare le banane o i dollari, ora non, o la bananita, boh, non lo so. Comunque, una roba che lancia i soldi a terra. Tra l'altro, ce ne sono mille simili ed è bannata solo quella. Come ci sono altre risate non bannate, come ci sono i loser, quelli tarocchi non bannati. Comunque, fatto sta che avendo l'aggiunta lì, molto probabilmente per un po' di tempo l'emote potrebbe non tornare, magari non lo farà neanche mai più. Perché effettivamente se l'hanno messa in quella sezione è perché tanta, 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 tanta gente si è lamentata. Uno, perché era troppo tossica. Due, perché magari la ce l'avevano gli altri e quindi dava fastidio vedersela fare in faccia e non poterla shoppare e farla poi successivamente. Comunque, raga, secondo me l'emote tornerà un po' più avanti. C'è tanta gente però che dice il contrario, quindi non so. Non c'è neanche da buttare lì una data, perché effettivamente prima usciva, non è mai uscita in realtà con frequenza, ha sempre fatto 2, 3, 4 mesi e poi tornava 2, 3, 4 mesi. Difatti, 700 giorni fa, poi 80 giorni, quindi dopo 3 mesi, poi dopo 2 mesi, dopo ancora 3 mesi, dopo 2 mesi, quindi ha sempre fatto 2, 3, 4 mesi, non ha mai fatto più di un anno, più di 3, 4 mesi a mancare, quindi questo mi fa pensare che probabilmente non tornerà. La nuova opzione che diciamo vieta, elimina, non fa vedere le emote tossiche o provocatorie è un altro indizio, ma io voglio ancora un pochino sperare, quindi raga, vedete un po' voi. Non dico di tenervi i V-Bucks da parte, perché secondo me se uscirà lo farà tra parecchio, magari anche tra qualche anno. Vorranno renderla magari un po', vorranno spegnere un po', diciamo, questa roba delle mod tossiche, finché non ne arriveranno altre, come magari Get Greedy, che si stanno infiltrando nel tossicume, quindi magari fatti una risata andrà un po' nel dimenticatoio e potrà tornare. Lei cozza, raga, mi raccomando, e il codice creatore è sempre attivo. Ciao!